A Next Generation Fest, Valerio Mari è direttore del Dipartimento Staff della Direzione Generale USL Toscana Centro. Direttore, i giovani sono sempre più attratti dal mondo della sanità. Quali sono le professionalità più ambite dalle ragazze e ragazzi che sognano di lavorare in questo mondo? Allora, sicuramente l'esperienza drammatica della pandemia ha contribuito a creare un'ulteriore spinta per il mercato della sanità, quindi c'è un grandissimo bisogno di tante professionalità, perché faccio un breve inciso, la Toscana Centro è un'azienda che ha un valore di produzione di 3 miliardi di euro ogni anno, 16.000 dipendenti e 13 ospedali gestiti direttamente, quindi capite bene che l'impegno in termini di medici, infermieri, OS, ma anche di professioni un po' nuove, se vogliamo, quindi ingegneri gestionali piuttosto che economisti, è davvero sempre presente. Quali competenze ricerca USL nei giovani che vogliono entrare a far parte della sanità? Allora, io credo che la passione per questo mestiere sia fondamentale, perché è comunque un'esperienza lavorativa sì, ma un'esperienza che avendo al centro la cosa pubblica, la sanità pubblica, deve avere secondo me una motivazione un po' più forte di quella meramente lavorativa. Poi da un punto di vista più tecnico, diciamo così, che le competenze sono quelle di base che i percorsi formativi italiani comunque forniscono in maniera assolutamente importante, ma vengono poi irrobustite dalla presenza sul campo, per cui tante volte, diciamo così, l'esperienza formativa viene poi forgiata e trova la sua massima espressione attraverso la collaborazione e il coinvolgimento con le figure più esperte e più anziane che già si trovano a lavorare nei servizi. Come ha anticipato anche lei prima, abbiamo visto con il Covid molti giovani medici, infermieri, operatori sanitari, anche neolaureati alle prese con il virus, che si sono sobbarcati anche sul peso delle proprie spalle una grande responsabilità. È assolutamente così. In fase pandemica si sono rivelate una risorsa preziosissima e devo dire che grazie alle misure adottate dal governo di derogare alla possibilità di assumere anche gli specializzandi, chiaramente inseriti in un contesto di massima sicurezza e quindi di affiancamento, si stanno tuttora rivelando una risorsa preziosissima. Pertanto questa, appunto, esperienza drammatica, se vogliamo, della pandemia ha contribuito invece a sviluppare delle potenzialità come quelle che di fatto si stanno rivelando in essere, ovvero il coinvolgimento precoce, quindi in fase di specializzazione, del personale medico, in modo da poter completare, diciamo così, la parte formativa già fisicamente collaborando e imparando sul campo proprio quello che poi sarà il loro futuro mestiere.